elezioni per l'assemblea provinciale del Conf Cooperative Taranto, nominata presidente l'avvocato Virginia D'Angiulli, che prenderà il posto dello storico presidente Carlo Martello, che per volontà dei presenti continuerà a dare il suo apporto all'organizzazione quale segretario generale di Conf Cooperative Taranto. La nostra organizzazione ha sempre premiato l'impegno delle donne, lo abbiamo sempre fatto, l'abbiamo fatto ancora di più con queste scelte, abbiamo indicato come presidente una donna, io accompagnerò questa nuova dirigenza che rappresenta le più importanti cooperative del territorio ad affrontare e risolvere tutti i problemi che da troppo tempo a Taranto affliggono le imprese e in particolare le cooperative. Abbiamo una squadra forte, una squadra consapevole, a forte presenza femminile, ci auguriamo di farcela. Una grandissima eredità, io spero di essere all'altezza di questo incarico ricevuto e sono onorata ovviamente. Spero di collaborare con tutti i componenti, con tutti i partecipanti a Conf Cooperative nel miglior modo possibile, di poter lavorare in maniera costruttiva e propositiva. Nel nostro territorio il sistema Taranto non aiuta le imprese che hanno subito danni incalcolabili negli anni. E questo è inconcepibile, perché le imprese e le cooperative sono la ricchezza di un territorio, sono loro che danno occupazione, che creano valore aggiunto, che lo lasciano sul territorio. Sembra che a Taranto le imprese e le cooperative siano delle nemiche, dobbiamo invertire questo stato di cose. Beh, Taranto in particolare l'abbiamo particolarmente a cuore per la situazione dell'Ilva. Sappiamo che il Green Deal è una cosa che per il momento è un enunciato, dobbiamo verificare cosa il governo, quale gambe il governo intenda dare a questo Green Deal, ed è certo che uno dei punti applicativi, uno degli elementi di declinazione è proprio la situazione dell'Ilva e dell'indotto. Verificheremo se effettivamente questo processo di decarbonizzazione che viene candidato a livello europeo possa avere un futuro concreto, e il sistema della cooperazione deve essere pronto in tutti i casi, sia per il miglioramento della produzione siderurgica, ovviamente in un'ottica di industria sostenibile dal punto di vista appunto ecologico e ambientale, ma anche per la riconfigurazione dell'indotto in un'ottica eventualmente anche di come possiamo dire, di riqualificazione del personale per attività produttive che siano nuove.